Ciao a tutte ragazze e bentornate in un video svuota la spesa del Carrefour con la Chris e dei muscoli così. Adesso preparo tutte le cose e vi faccio vedere. Ho già iniziato a prendere qualcosa calcolando per Pasqua, che così almeno andrò al massimo il venerdì prima di Pasqua, così prendo le ultime cose e dopo calcolerei per un bel po' di non andare più. Vi faccio vedere, preparo tutto qui. Poi vi faccio vedere. E iniziamo, ragazzi, perché qui c'è un sacco di roba da farvi vedere. Allora, ho iniziato con prendere i fogli. Questi qua sono quelli del mare. Aspettate che tiro giù un po' la tapparella perché sennò avete tutto il riflesso della luce fuori. Ecco. Allora, i fogli, questi qua per il mare, che sono quelli perché non ne aveva proprio più, quelli col bordo a righe. Aveva bisogno anche a quadretti, ma non ce n'erano più. No, come si dice Nisma? Nisma forse si dice, come dire che non c'era. Poi ho preso dei tovagliati, dovrebbero essere tre, mi sembra, i pacchetti, perché venivano solo 1 euro, allora ne ho approfittato. Mi sembra che ne ho presi tre. Poi i miei biscotti, i gran cereali, che erano a 98 centesimi. Poi quattro confezioni, se le trovo tutte, sì, di tortine, così almeno queste per un bel po' siamo a posto. Sapete che sono quelle che Mati fa la colazione, ne mangia tre per colazione e tre per merenda. Comunque arriva a 8 kg, sarà proprio bravo, Mati. Poi una cassa d'acqua naturale da 6 e 6 gasate, sempre per lui, queste sono le sue. Poi ho preso la carta. Stavo per dire una cosa brutta, una parola brutta. Aspettate che è arrivato il Mati, che è venuto, che gli ho fatto vedere le uova che gli ho preso per Pasqua. Adesso poi ve le faccio vedere anche a voi. E poi ho preso la carta igienica, che stavo chiamando la carta da. Poi ho iniziato già a prendermi i piselli per fare l'insalata russa, così almeno se li ho. Quest'anno non avrò le uova fresche della mamma, perché sarà una tristezza senza la mamma. Poi due spaghetti, perché erano in offerta 75 centesimi al pacchetto. Poi le cialde, le mie solite cialde, 2,99. Ne ho presa solo una confezione perché ne avevo ancora. Poi croccantini per i gatti, questa volta ho preso, io faccio una volta prendo il pollo e una volta il salmone, questa volta ho preso il pollo, io mi trovo strabene, i gatti, cioè anche per quanto riguarda quando vanno nella sabbietta, almeno è sempre uguale la cacchina. Poi zucchero a velo perché vorrei fare un dolcetto domani. Poi ho preso questo per la nonnina sopra, che gli faccio io la tinta perché giustamente sono tutti chiusi e sta diventando tutta bianca e lei si sente vecchia. No, si sente vecchia perché ha i capelli bianchi. Ha detto guarda che non ci si sente vecchi per i capelli, ci si sente vecchi quando c'è la mente che è vecchia. E allora dopo gliela faccio, va? Così la facciamo contenta. Vi stavo dicendo, domani vorrei fare le cammelline a Matteo, che me l'ha chiesta, ma magari. Poi ho preso questo, il grana che piace a Matti. Siccome qualcuna di voi mi ha detto che si può mettere nel congelatore il grana, allora ne ho approfittato e gliel'ho preso, perché io non lo prendevo mai, perché dicevo, quando poi apri sta busta, non è che tutti i giorni mangi la pasta e metti sul grana. E allora ho detto, no, prendevo sempre il pezzo. Ma siccome una di voi mi ha detto che, due o tre mi hanno detto che si può congelare, allora l'ho preso, che così quando lo apriamo poi lo metto in una vaschettina, lo congelo, così ogni volta che lo vuole glielo tiro fuori. Farina, ho preso questa della Molino perché era l'unica che era rimasta, ma va bene, cioè la farina una vale l'altra per me. Adesso vi faccio vedere le uova, poi andiamo avanti con la spesa. Gli avevo promesso che quest'anno gli avrei preso le misure del Kinder e oggi le ho preso il gigante, che c'ha dentro qualcosa di Mario e dunque lui è super felice. Il medio, che è questo, e poi quello più piccolino con i cuccioli. Uno c'ha dentro i peluche e l'altro invece c'ha dentro qualcosa del basket. E poi non ce l'ho fatta, io sono peggio dei boh, cioè a me veramente mi dovranno fare qualcosa. E questo qua, poi gli ho preso quello proprio piccolo e poi gli ho preso questo qua, quello piccolino, così ce li ha. Gliel'avevo promesso che glielo facevo e allora non potevo mancare di promessa, dato che si sta comportando così bene. Anche, devo essere sincera, si è ripreso molto bene a livello anche della scuola. Ieri ha fatto delle tavole di tecnologia, le ha fatte
Cioè, glielo ho fatte rifare due o tre volte perché non erano perfette. Lui si è impegnato e dunque, bravo, bravo Martino. Poi andiamo avanti. Allora, vi faccio vedere subito la roba, così la metto nel congelatore, che sono proprio solo due cose. Le mie coccole, che sapete che io le stramo, e tra l'altro avevo i buoni, se vi ricordate, di un'altra spesa dove avevo 80 centesimi sulla scatola, e dunque 8, 8, 16, 1,60 euro in meno le pagate. E poi ho preso di nuovo i finocchi perché a me piacciono tantissimo. Io li faccio anche al forno con su un pochettino di grana, squisiti. E poi il salmone mi sono presa per domani. Adesso metto via e poi torno da voi, eh? Abbiate pazienza. Stasera invece mi sono già impastata qua, sto facendo lievitare la pizza perché voglio farmi la pizza, ma con su le zucchine e gli spinaci, fare solo un pochettino di pomodoro, zucchine, spinaci, zucchine da una parte, spinaci dall'altra, un po' di mozzarella e basta. Questa sarebbe la mia cena perché mi erano rimaste sia le zucchine che gli spinaci di questa settimana che le avevo fatte. Loro ho detto invece di congelarli, li utilizzo sulla pizza. Poi ho preso quattro confezioni di prosciutto perché. Sapete che ho iniziato a fare il lievito e ci sarà un giorno che potrò iniziare a fare qualcosina con la rimanenza e con la rimanenza vorrei fare le piadine che ho visto la ricetta e allora ho preso anche il prosciutto. Poi ho preso dei mirtilli che erano in offerta a 2,10 euro la confezione così, sono 250 grammi, mi sembrava buona come offerta. Poi ho preso 7-8 panini sempre per il mate che li congelo. Io li prendo sempre, poi li congelo, quindi 6 uova che mi serviranno anche per domani per le ciambelline. Poi mi sono presa un ananas, 4 renette, 4 mele rosse, una testa di lattuga, 2 litri di latte. Ho preso questo qua, l'HD, quello senza lattosio, alta digeribilità. Che vedo che anche al Mati piace. Poi una bottiglia di Fanta che servirà a martedì. Sapete che noi a martedì abbiamo il giorno che Mati può mangiare come vuole, vuole la pizza, giustamente ce la facciamo portare. Poi un pezzo di nostrano, della sabbia per il gatto perché l'ultima l'ho finita stamattina, allora sembra averla lì, non si sa mai. Poi ho preso del mascarpone che vorrei fare il tiramisù perché l'ha fatto la Tiziana Tanca. Io gliel'ho visto e figurati, curiosa anch'io, ho detto: ma sì, dai, facciamolo uno di questi giorni. E voi non sapete che fatica per trovare savoiardi, non ce n'erano più. Si vede che tutti stanno facendo il tiramisù. E allora ho preso una confezione di questo, ma non ne faccio molto, perché per quella quantità lì. E ho preso questi qua anche se sono un po' più cari. Poi uno di vino bianco, sapete che mi serve sempre per fare il sugo, quindi ecco qua l'altro sacchettino di tovaglioli, questo che io lo stradoro. Allora, io sono un amante del crudino, infatti tutti mi prendono in giro perché quando io esco, se non so cosa bere, bevo il crudino, perché io non bevo niente, non bevo né alcolici e allora poi bevevo il crudino e tutti mi dicono: guarda che te ti ubriachi col crudino, no? Mi prendevano sempre in giro questa storia del crudino. Beh, questo qua è molto simile, è un cocktail sempre della San Pellegrino e sembra il crudino e a me piace ogni tanto alla sera, così tipo al sabato, la domenica, quando sono da sola così per cena, come stasera che faccio la pizza, mi bevo un po' di questo qua, mi ubriaco alla mia maniera, no, ragazzi? Poi ho preso della mozzarella che mi servirà per la pizza, ho preso della panna fresca, tanto visto che scade al 14, faccio conto sicuramente di fare qualcosa di dolce, vediamo, può anche servirmi, non lo so, vediamo. Poi della pancetta per fare qualche giorno una pasta, tipo la carbonara, ma la colla, finalmente che hanno aperto di nuovo la cartoleria perché non ne avevamo proprio più. Del burro, ho preso sem quello semplice perché potrebbe servirmi quando farò la bechamel. Sicuramente farò le lasagne anche per Pasqua. Un'altra confezione di grana, un altro litro di latte, scalogno, i miei limoni che non mancano mai, delle patate. Dovrei avervi fatto vedere tutto, adesso vi dico anche quanto ho speso, e mi hanno dato di nuovo anche dei buoni, adesso vi dico cosa, vediamo un po'.
Allora, sì, infatti ce n'è uno, vediamo di cos'è. Ah, sulle dolce gusto, 1,50 € su due confezioni, non mi vale la pena, mi continuo a prendere il mio. Poi, allora, di spesa ho speso 167 € e di sconti ho avuto 11 € di sconti. 11,20 € di sconti su tutta la spesa. È buono, eh? Sono contenta. 167 sono tanti, però calcolate che qua c'è già dentro anche roba per Pasqua. Vediamo. Cioè, ma devo essere sincera che stando così in casa, dunque andando molto meno a fare la spesa, prima di tutto non sprechi niente, non sprechi mai niente. Questo è il vantaggio di questa clausura forzata e a star chiusi così per forza e poi perché sai regolarti, perché non dovendo mai uscire, magari che arrivi in ritardo, le cose bene o male prendi sempre, le fai giuste e dunque sono cioè, sul lato della spesa vi devo dire la verità che ho notato la differenza rispetto all'altro mese. Dal mese di febbraio al mese di marzo io ho visto la differenza, ho speso molto meno rispetto a febbraio. E basta ragazzi, adesso metto via tutta questa spesa e poi è arrivata la beauty box, ve la faccio vedere. E dopo facciamo il video. Non l'ho ancora aperta e sono curiosa come una iena. Ragazzi, vi mando un bacio, grazie, ringrazio tutti i nuovi iscritti che si sono iscritti. Sapete che vi voglio un sacco di bene, eh? Lo sapete tutte e quante. Vi abbraccio tutte, vi mando un bacio grosso grosso, vi stringo il cuore e vi voglio un sacco di bene. Ciao ragazzi, un bacione.